Rappresenta la tradizione del vermouth di Martini, il vermouth di Torino. Probabilmente questo è il vermouth che avrebbe creato Luigi Rossi oggi. Sono racchiuse tutte le eccellenze del territorio piemontese. Sono racchiusi i vini, sono racchiuse le arti mise di Pancalieri, le altre erbe aromatiche, le spezie che vengono da tutto il mondo, ma sempre nella tradizione del vermouth di Torino. I'm walking to your house. Quindi abbiamo tre differenti tipi di artemisia. Tutte le artemisie che noi usiamo, non solo Riserva Speciale, ma tutti i nostri martini, vengono da Pancalieri, un luogo meraviglioso che si trova nel cuore dell'Astigiano, a pochi chilometri da Pessone, dove noi da sempre produciamo i nostri martini. I know you'll be waiting. Le artemisie che noi abbiamo usato per Riserva Speciale hanno delle caratteristiche diverse. Alcune sono più profumate, alcune sono più amare. Abbiamo voluto creare un equilibrio particolare per i nostri riserva. Same scriptwriters every time. Per quanto riguarda l'ambrato, abbiamo aggiunto una percentuale di moscato di Santo Stefano Belbo, dove noi produciamo il moscato d'asse. Qui invece parliamo di Nebbiolo, e anche questo è un vino della tradizione piemontese, un vino ricco, un vino tannico. Il colore bellissimo che troviamo in questo vermouth deriva proprio dal vino. It's the same old. Poi ovviamente parliamo delle erbe aromatiche. Per quanto riguarda l'ambrato, abbiamo usato la camomilla romana, che è la camomilla che si trova in Piemonte, molto rappresentativa di questa regione. Abbiamo la cinchona gialla, è una corteccia del Sud America che è molto ricca in chinino. Il chinino è una delle molecole più amare che si trovano nel mondo ed è fondamentale ovviamente l'amaro quando parliamo di vermouth. Per rubino abbiamo usato sandalo rosso, rabarbaro cinese, quindi anche qui sentiremo una nota amara molto importante. Per quanto riguarda Riserva Speciale, abbiamo reintrodotto l'uso del tino piemontese. Facciamo riposare tutti gli estratti per 2 mesi affinché si possano amalgamare, dopodiché gli estratti vengono addizionati al vino, allo zucchero e agli altri ingredienti. Si beve liscio e ovviamente si beve in miscelazione. Per gli amanti del vermouth, io consiglio di berlo nella classica maniera alla piemontese, ovvero il vermuttino, come si beveva il vermouth alla fine dell'Ottocento nei caffè di Torino, con una fetta di arancio e con un top di seltz. Questa era la maniera di bere il vermouth.